Ciao a tutti e benvenuti su questo canale. Il mio nome è Gina e oggi volevo parlare con voi della legge dell'attrazione universale. Oggi volevo parlare con voi dei segni più importanti, diciamo così. Non sono 3, non sono 5, non sono 10, sono dei segni più importanti che io ho trovato che per me, ti parlo della mia esperienza personale, hanno indicato che qualcosa stava arrivando. Ok? Qualcosa che arrivava, quello che non che volevo, ma quello che alcune di loro, non ero consapevole naturalmente, ma i segni che qualcosa sta arrivando nella mia vita. Allora, alcune sono state consapevole, ma altre no. Dopo ho capito. Prima di tutti i segni, quello che trovo che sia il più, come dire, più forte è quella dei numeri. La numerologia o la sincronicità, quello di cui ne abbiamo già parlato in un video della sincronicità. Comunque, sicuramente prima l'avrai visto, le avrai viste dappertutto, ma non ci hai fatto caso, non le hai guardate ma non le hai viste, diciamo così. Ecco, questa è la parola giusta. Quante cose guardiamo e non vediamo? Oppure quante cose vediamo e non guardiamo? Come ti devo dire, capisci che tante cose non ci fai caso perché non sei consapevole, ok? E questa è la parola giusta. Quante volte leggi un libro, 10 volte magari, e magari quella pagina ti è sfuggita, quel concetto ti è sfuggito. Perché? Quante volte succede questo? Perché veniamo portati via dalla nostra mente inconsapevolezza, dal nostro ego. L'ego ti porta via con le varie storie del passato e del futuro. Anche quando stai leggendo perdi il filo per una frazione di secondo e perdi col concetto che stavi leggendo. Bene, allora, torniamo a noi. Quando vedi i numeri ti chiameranno, ti chiamano loro. Cioè, chiamano la tua attenzione. Perché ti chiamano? Perché sei consapevole. Praticamente prendi il telefono in mano e ti arriva un messaggio in quel preciso istante, prendi il telefono e sono le 22:22 oppure le 11:11 oppure le 13:33 oppure 14:44 oppure stai davanti a guidare tutto un tratto, non ci hai mai guardato le targhe della macchina fino a quel giorno e tutto un tratto la vedi. Vedi 88 davanti a te o 777 oppure comunque ti guardi, che ne so, non ci hai mai guardato cosa hai speso in totale mai di un articolo piuttosto di un altro con lo sconto che ti fa, ma quel giorno prendi lo scontrino in mano e vedi che una cosa costa 33,33 oppure che ne so io 26,26. Oddio, cosa vorrà mai dire? Prima non ci hai mai fatto caso. Ma quando ci fai caso è perché l'universo ti sta parlando e siccome tutto quanto sono dati matematici, abbiamo visto che l'universo è fatto di energia, che tutto quanto è energia, che questa intelligenza è energia e questa energia è super intelligente. Allora, ogni cosa che vediamo con i nostri occhi ha qualche fare con la matematica, ha una radice di numeri. Tutti quei dati, insomma, a proposito di quella cosa che vedi come tangibile, una cosa che tocchi, ha una struttura numerica a base di numeri. Quindi, per dirla corta, quando vedi i numeri devi sapere che quello numeri in sequenza, no? Può essere anche 44-44 ore, comunque numeri in sequenza. Per sapere cosa vuol dire tutti questi numeri, lo puoi cercare a quelli che seguono la numerologia, ok?
Però quando vedi i numeri che ti sbucano all'improvviso in faccia, devi andare a cercare che cosa vuol dire. Perché ci sono persone che si occupano proprio di queste cose qui, della numerologia. Comunque, questo segno, quando ti parla attraverso i numeri, attraverso le sincronicità, questo è un chiaro segno che quello che vuoi sta arrivando, che si manifesterà, dipende da te. Adesso non cercare di vederlo sempre, stai tranquillo, perché qualcosa si sta manifestando. Non so cosa, ma qualcosa sì. Quando vedi i numeri, quando vedi le sincronicità, vuol dire anche che sei allineato a quello che è il tuo desiderio, cioè che la tua mente cosciente è allineata al tuo subconscio, quindi sei allineato anche al tuo spirito, quindi sei in allineamento perfetto. E quando sei in allineamento perfetto, attrai verso di te, le energie sono bilanciate. In quel momento tu cosa fai? Attiri verso di te quello che è il tuo desiderio, dipende dall'energia che gli hai dato a quel desiderio, e comunque sei allineato al tuo desiderio. E sicuramente l'universo ha, come dire, ha preso il tuo ordine, per dire così, come se facessimo un ordine, che ne so io. Beh, facciamo un ordine, il corriere ha preso in carica il nostro ordine, diciamo così. Quindi quando vedi numeri, sincronicità, numeri che ti arrivano da tutte le parti senza che ti rendessi conto prima, adesso li vedi. Questo è un grandissimo segno che sei in allineamento con il tuo desiderio, sei allineato, sei in tune, come dicono gli americani. Un altro segno molto importante è quello che all'improvviso, dal ciel sereno così, arriva una persona nella tua vita, una persona che non vedevi da tanto tempo, non parlavi da tanto tempo, un amico, magari non ti ricordavi nemmeno, persone che hai conosciuto nel passato, familiari che non vedevi da tanto, gente che hai conosciuto ma che non avevi più contatto con loro. Insomma, a ciel sereno queste persone sbucano all'improvviso, ti chiamano, ti messaggiano senza motivo apparente, ti scrivono, si mettono in contatto con te. Conosci persone perché? Perché dovete sapere che quando noi facciamo, per così dire, la richiesta all'universo, non sai attraverso quale persone e chi ti porterà, chi è il corriere, diciamo così. Per dire chi è il corriere, con quale corriere ti manda il pacco, finché non lo vedi, non lo sai. Quindi devi essere molto attento. Il desiderio può essere portato attraverso altre persone che ti possono dare un'idea, altre persone che ti possono dire qualcosa, che quel qualcosa ti porta a qualcos'altro e così via. È come la caccia al tesoro. Quando ci sono queste cose, queste all'improvviso, cose che non vedevi, persone che non li vedevi da tanto tempo e all'improvviso si fanno vedere queste persone, quindi come se, come dire, così all'improvviso non ha senso per te, come se questa cosa non avesse senso, ma questa cosa ha sempre senso, perché tutto quello che succede ha una ragione e un senso. Assolutamente tutto. Tutto quello che c'è nella nostra vita ha un senso. Quindi vi dicevo, è come la ricerca al tesoro. C'hai la mappa e vai a cercare tutti questi indizi. Questa è la vita. La vita è una ricerca continua di questi indizi che ti devono portare a qualcosa. E tu non lo sai a che cosa ti porta, ma vi posso dire che
quando cerchi fuori da te, non troverai mai quello. Finché non inizi a guardare dentro di te, non riuscirai mai a trovare quello che cerchi fuori da te. E questo è un discorso, come dire, che non c'entra, ma comunque il tesoro è dentro di noi, chiaro? Il tesoro è dentro di noi. Noi siamo abituati a cercare fuori, ma quello che vediamo fuori sono solo le cose manifeste, solo quello che è manifesto. Quello che dobbiamo trovare è quello che siamo noi. Come man mano arriveremo tutti a capire questa cosa, pian pianino ci si arriverà comunque tutti a quel punto, perché la vita ti porterà a capire questo attraverso le tue esperienze, ti porterà a capire che quello che cercavi fuori, quello che l'ego ti faceva cercare fuori, è sempre stato dentro di te, è sempre stato lì con te. Devi solo essere consapevole e basta. Beh, comunque, questo è un altro segno. Quando vedi persone che non vedevi all'improvviso, conosci un'amica, ti chiama e vai a cena con lei, a quella cena conosci una persona e quella persona ti dice una cosa e che ti fa conoscere un'altra cosa e così via. E quando ci sono persone e conoscenti o familiari che all'improvviso si fanno vedere nella tua vita, così dal nulla, dal ciel sereno, come si suol dire, questo è un segno che quella cosa che volevamo sta arrivando. Questi sono segni che ti stai avvicinando, che sei sulla strada giusta, che sei in allineamento, che il tuo desiderio e il corriere sta arrivando, diciamo così, ecco. Non so quante tappe farà, ma comunque il tuo corriere sta arrivando. Un altro segno molto importante, ma questo dovete, come dire, allora dovete fare un allenamento per questo. Un altro segno è che tu dentro di te sai che c'è qualcosa di meraviglioso che sta arrivando. Non so come spiegare questa cosa, però posso provare. Allora, non è mentale, non arriva dalla mente, la mente lasciala fuori, non è la mente che ti dice guarda questo, però qualcosa dentro di te, qualcosa nel profondo del tuo essere ti dice, è come un istinto, no? Perché il tuo io ti parla attraverso l'istinto. Il tuo io ti dice, guarda che c'è qualcosa che arriva, tu non lo sai da dove lo sai, ma sai che c'è, ok? Sai che arriva qualcosa di buono, quel presentimento, no? Diciamo così, quel presentimento che non parte dalla mente, non è un concetto, non so, non è un'idea, non è una cosa che puoi spiegare, comunque non arriva dalla mente, arriva da dentro di te, dal tuo cuore, del tuo profondo dell'essere, non so come spiegare, arriva da dentro di te. Questa sensazione ce l'hai perché in quel momento il tuo corpo tocca lo spirito, capito? Quindi cosa succede? Sei in allineamento anche in quel modo. Il tuo corpo si è allineato al tuo spirito, quindi hai quell'istinto. Quindi è come dire, io sono qui presente, sono qui con te. Sei tranquillo che quello che vuoi è qui con te, hai fede. Quando parlo di fede non mi riferisco alla fede religiosa, ok? Allora, e quell'istinto è un altro segno. Un altro segno che è molto importante, magari qualcuno non lo può capire nel modo giusto, ma sicuramente cercherò di essere molto esplicita. Allora, quando perdi qualcosa, quando hai una grossa perdita, quando esce qualcosa dalla tua vita, è un segno che deve entrare qualcos'altro. Allora,
Come la posso spiegare questa cosa? Diciamo così, che quando il bicchiere è pieno, raso, tu ci metti l'acqua, ma l'acqua scende giù, trabocca. Quindi o la butti via l'acqua, la svuoti, per bere del vino perché c'è solo un bicchiere, per dire, oppure devi svuotare comunque l'acqua. Noi siamo dei contenitori, ok? Dei contenitori, dei vasi di energia. Quando si svuota qualcosa, quell'energia vecchia va via, escono via certe energie per entrare altre. È il ciclo della vita. Si deve svuotare per riempirsi. È un cerchio, ok? È un cerchio. Quando arrivi a un certo punto, vai in giù, è così. Funziona tutto così. Queste sono le leggi della natura, della vita. Le perdite di solito sono un segno che sta arrivando qualcosa. Sicuramente ti posso dire sì, avrei non voluto non rimanere, come dire, orfana, oppure avrei voluto non perdere tanti soldi. Però, che ne so, tantissime altre cose che... perdite che ho avuto, come tutti noi d'altronde, ognuno di noi ha avuto le proprie tragedie, le proprie perdite. Ma se ci penso, tutte quelle cose mi hanno portato ad oggi, a qui, ad ora. Quindi a capire che la vita è così, che bisogna accettare qualsiasi cosa perché ogni perdita porta a qualcos'altro. Porta qualcos'altro, ti porta a evolvere come spirito, come essere, ok? Perché noi siamo qui a imparare le lezioni della vita. Quindi sicuramente ogni dolore ci porta a capire alcune cose, ci porta a capire tante cose. Se andiamo a cercare nella nostra memoria, nella nostra vita, tante terribili esperienze che ognuno di noi ha avuto attraverso la sofferenza psicologica, abbiamo capito mille altre cose. Beh, non deve essere una perdita grossa così. Beh, in ogni caso, l'idea è questa: quando si svuota quello che è la vecchia energia, ok? Quando si svuota, quando esce qualcosa, deve entrare un'altra cosa. Ecco, diciamo così, questo è un altro segno. Ce ne sono tantissimi altri, ma questi sono i più importanti segni che io ho trovato, che sono quelli da prendere in considerazione. Allora, penso di essere stata abbastanza chiara. Io mi fermo qui, vi auguro una bellissima giornata e vi aspetto con il prossimo video. Ciao a tutti e a tutti voi, una bellissima giornata.